Okay, I think everyone knows, but Jayananda Maharaj is here today also. And for those who don't know him, I'm not qualified actually to tell anything about him, but he's a great, great Vaishnava from Japan, a spiritual guide. And you can say more, Gurudev, because I'm... Oh, I'm talking English. Sorry. Allora, lui per chi non lo conosce, c'è qui nello schermo con noi oggi, c'è Jayananda Maharaj, che è un grandissimo, grandissimo Vaishnava, è un grande maestro spirituale in Giappone, il quale ha migliaia e migliaia di seguaci, è discepolo di Narayan Maharaj, però da diversi anni ha preso rifugio in Gurudeva. Lui ha iniziato, è stato per 10 anni nell'ISKCON. And all Japanese who come there is the doctor. He's the first who starts and been to Djibouti before by the storm, but he is more active then. E tutti i giapponesi, i devoti giapponesi che vengono a Vrindavana sono tutti suoi discepoli, suoi seguaci. Prima in Giappone c'era soltanto la realtà dell'ISKCON, mentre è stato lui che ha introdotto anche un'altra sangha. Jai Jayananda Maharaj, Dandavat. 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 Jai Yashodananda. You know him in Vrindavan. Yashodananda. Yes, we know. Quite well. But not coming. Yeah. I think. How about Yashodananda? Hey, when I see you, very well. You are Paramahansa. Yes, Ananda Paramahansa. No. Today, ask question also, Jayananda Maharaj. No, Gurudev, I came just to hear from your answer, Gurudev. No problem. Domanda, non c'è? Purnima is sending a message to Ramananda. Okay, we can start. Possiamo iniziare? Poi loro arriveranno. Vai, Yasho, fa la prima domanda. Allora, non so, spero non sia una domanda stupida, ma volevo chiedere a Gurudeva. Gurudeva, sei felice? E cos'è la felicità? E cos'è la felicità? If Gurudev, you're happy and we can see you're happy, so what is the real meaning of happiness? What is the real happiness? Whole world is something. Tutto il mondo è alla ricerca di qualcosa. If they are in the guna, they are happy with the material things.
Coloro che sono sotto le influenze di Guna sono contenti con, di ricevere quello che viene da quel tipo di natura in cui lui si trova anche. Giusto? Penso sì. E sono alla ricerca soltanto di queste cose che si trovano sotto queste influenze. So this, you will see, this comes dharma, artha and kama. E queste tre influenze sono le influenze dove poi ci sono gli aspetti, gli sforzi del dharma, artha e kama. A point means però oltre a questi tre, che c'è anche un quarto, sarebbe la liberazione. Dopo questi quattro, che sono i quattro che si trovano sotto le influenze della natura materiale, c'è il quinto sforzo, che è la quinta essenza. Giusto? And when you got that thing, then happiness never goes. Any problem, any difficulties are coming in the material side. You try to harmonize, but you don't bother. E quando quindi raggiungiamo questo quinto sforzo e siamo situati in esso, allora la felicità non se ne andrà mai. Avremo una felicità costante e qualsiasi cosa accada nella nostra vita, noi non ne verremo disturbati. And why we want to harmonize is also for the benefit of that person. E noi saremo in grado di armonizzare ogni cosa è perché vogliamo armonizzare per un beneficio. Fermo. They got the gift of what is their setting for their spiritual life. Coloro che hanno raggiunto il quinto sforzo hanno raggiunto ciò che cercavano durante la loro pratica spirituale, durante il loro sadhana. They are fully satisfied. Only they are ready for more growth in spiritual life. Material things are present. Sono pienamente soddisfatti e l'unica crescita a cui loro sono interessati è quella spirituale. Non sono per niente disturbati e interessati a quella materiale. Quindi questa è la vera felicità, quando siamo a conoscenza della quinta essenza e quando nella nostra vita ci muoviamo per ciò che è reale, che è vero. She is a child and at the same time foolish, not much knowledge. Vi faccio un esempio. Prendete come esempio Shipriya, la bambina, mia figlia, che è una piccola bimba, quindi è sciocca, nel senso che ancora è innocua, non ha molta conoscenza, non conosce molte filosofie. We only know the love of father and mother. Lei quello che conosce è soltanto l'amore del padre e della madre. And think of love. That's what we don't do. We feel love, we are happy. E lei vuole soltanto reciprocare questo amore. Riceve dell'amore ed è felice. Basta. In that Bible also, it mentions close the truth. And Bible also mentions we have to become like a child.
E anche nella Bibbia viene descritto che noi dobbiamo diventare come dei bambini. Chaitanya also mentioned we have to become like a foolish child. E anche nella Chaitanya Charitamrita è descritto che per comprendere Brajendranandan uno deve diventare come un bambino sciocco. Però noi non ci vogliamo diventare in questo modo come dei bambini sciocchi. Che loro che sono in questo stadio si comportano realmente come un bambino. In modo sciocco. Radhe Radhe, excuse me to disturb Gurudev, the sound quality is so bad. Could you please hold the mic closer? Thank you. Yes, sorry. Fan is open. Thank you. It's open. Yeah, so thank you. No. Molte grazie, many thanks. Yeah. No, 27. So, what is blocking us, Gurudev, to become like a foolish child? We want to develop our blockage with material ignorant knowledge. Ho chiesto cos'è che ci ostacola nel diventare dei bambini sciocchi e Gurudev ha detto che quello che ci ostacola è quello di diventare ignoranti attraverso la conoscenza materiale. If we have a saintly mind like a Sri Priya, this will also happen. You go to the saintly person and you see their life, they are also behaving like a Sri Priya. Se invece vedete le persone che hanno una mente santa, delle persone sante, il loro comportamento è quello uguale a quello dei bambini, uguale a quello di Sri Priya. Se vi avvicinate delle persone sante, vedete che si comportano ugualmente ai bambini. Sorry, Sri Priya, I give you your example, not become angry. Understanding I give you. Out. Inner check is important. We have to inner check, always we have to check ourselves inside, not outside. That mind starts checking outside is a material check. Supermarket buying things. You have to bring your mind out to check what you have to buy. But if you want to develop yourself, you have to check inside what is missing and what to remove it.
Il controllo interiore, il controllo personale è molto importante. Dobbiamo cercare di dirigere la nostra mente all'interno di noi stessi, non all'esterno. Non dobbiamo fare come quando vogliamo comprare qualcosa al supermercato, che ci concentriamo all'esterno, portiamo la mente all'esterno. Se vogliamo migliorare noi stessi, dobbiamo guardarci dentro e capire ciò che manca e ciò che dobbiamo migliorare. Claro? Ma giusto. Chiaro? Chiaro. Sì, sì. Thank you very much. Cristiandra is gone or is still there? He's gone. Today. Today. Jai Gurudev. Can I ask a question? Ah, hello, hello. Radhe. I wanted to ask, like, what is the soul? Like, how can I get aware or conscious of my soul consciousness? Thank you. Where are you from? I'm from Germany. My roots are from Vietnam, and I'm with Advaita Das. Nice. Oh, very nice. Thank you. Yes. So I'm asking one question. How we know my father? What do you mean? How I know my father? I don't know. asking my mother? Maybe she can be also. Right or not? I didn't understand you. I'm sorry. Can you ask Sridhar what I'm asking? Sridhar. Yeah, I will translate. So, questo devoto ha chiesto come faccio a capire cos'è l'anima, come faccio a sentire la coscienza dell'anima. E Gurudev gli ha chiesto a lui, gli ha fatto una domanda, gli ha chiesto come fai a riconoscere tuo padre, a sapere chi è tuo padre. Allora il devoto gli ha risposto, forse lo devo chiedere a madre. He is English speaking. He cannot understand Italian. It's in German. I also understand English. So I understand English, but like the sound quality is sometimes not so easy to understand. I see. When mother say he's your father. Only that is the introduction of my father, right? Mother said to me. Noi siamo introdotti al nostro padre quanto è nostra madre che ci introduce a lui. È nostra madre che ci presenta nostro padre, giusto? And then we believe it. E quindi noi ci crediamo. Or not believe, we believe that is my father. Ci crediamo che lui è nostro padre. But he knows really he is my father or not. Quindi noi ci crediamo ciecamente, anche se possibilmente magari non è vero. È mia madre che lo sa realmente se lui è mio padre oppure no. But my belief becomes so intense that I no doubt that he is not my father. Però il mio credo è così intenso, così forte, che io non ho nessun dubbio e quindi ci credo che lui è mio padre. And after 20 years, after she say you that he is not your father, then what will happen? Però può succedere,
E dopo 20 anni nostra madre ci dice che lui, quell'uomo in realtà non era nostro padre. Allora che succede? Because you start loving and believing that. Noi per tutto questo tempo ci abbiamo creduto, lo abbiamo amato. Similarly, what I want to know soul. Similmente, io voglio conoscere chi è cos'è l'anima. Soul is a spiritual thing. We need a spiritual mother, a spiritual master. Right? Similmente io voglio conoscere cos'è l'anima, chi è l'anima, che se io sono un'anima che è spirituale, non è materiale. Quindi come facciamo a saperlo? Avremmo bisogno di una madre spirituale, come la madre materiale che ci dice chi è il papà, una madre spirituale che ci dice chi è l'anima, cos'è l'anima. Io ho il maestro spirituale. And we become very happy and very satisfied by knowing my father and believing. Similarly, when we know I am a soul and you believe, you will be more happy only by believing that. Quindi, così come noi crediamo in nostro padre, che è una persona, un uomo, è nostro padre, e ne deriviamo di felicità in questa credenza, allo stesso modo, credendo, avendo fede che noi siamo anime, che io sono un'anima, allora ne sarò felice. One thing. So we have to believe who is realized about that is my mother, who is teaching about a spiritual soul and a spiritual life. Quindi colui che è situato nella coscienza dell'anima, che è realizzato, è come la mia madre spirituale che mi indica al riguardo della vita spirituale e al riguardo della mia anima. The second example I give. You see some dead body? Adesso ti do anche un altro esempio. Se vedi un cadavere, un corpo senza vita, you have to say yes, no. From mouth, I'm asking you a question, my dear. You see some dead body? Gurudev sta chiedendo una domanda, gli chiede: hai mai visto mai un corpo morto? When I see a dead body, it's lifeless. There's no life inside that. Lifeless. You say the answer. Why is dead body? Why perché is dead? Il corpo è morto perché è senza vita. What happened to him? The soul left, the life left. You see, the life left. What is that life? Is a soul, right? Right, Anna? Yes, like from the mind I know, but like I... That you have to believe. Yes, I want to speak. Believe. If you have a doubt, you will not be happy. The day you will believe, you will be happiest person. Only by believing that you are soul. Quindi quel corpo è morto perché è senza vita, la vita è uscita da quel corpo. Quindi, perché è uscita? Perché l'anima se n'è andata via da quel corpo. Il Gurudev dice che ci devi credere, quindi, che in ogni corpo c'è un'anima, che siamo anime. Soltanto nel crederlo e avendo fede in questo concetto sarai felice. Soul die or body die? È il corpo o l'anima che muore? The body. Then soul never die, right? So what happened to the soul? Quindi il corpo. Il corpo. Quindi cosa succede all'anima?
he not die, he leave this body because this body become too old, too bad, suffering, so he leave this body. Solo il corpo muore e l'anima se ne va da quel corpo perché è diventato troppo anziano, non funziona più bene. E quindi il corpo muore e l'anima esce da quel corpo. You want to go away from that. Se right? Vuole andare da quel corpo, giusto? From the suffering, yes. You see? The soul, I am the soul who go out from this body. I am that soul, not but dying body. He is a part and parcel of me. Quindi sono io l'anima che esco da quel corpo. Non sono io che muoio, ma è soltanto che il corpo che muore. Io sono l'anima, sono una particella del Signore. The same person, when he die, he has a house, he has a car, he has a bank balance, millions money. He has everything, but all he has to leave, and he has to go. Why? They bring the body to funeral home. Why? Because the soul is gone. Una persona può avere una grande casa, milioni di dollari nel conto bancario e anche tanti altri averi, però quando poi deve morire, muore, lascia il corpo e quindi dopo che muore i parenti vanno a fare il funerale con quel corpo. Funeral clothes also they wear when they have to go funeral home. They wear the funeral clothes. There is no pocket in the funeral clothes. They can bring any penny with them. All they have to leave at it is. In questo corpo morto lo vestono anche per il funerale e quei vestiti sono senza tasche perché loro non è che si possono portare niente, non possono portarsi soldi o altri averi. Right? You agree with me, Anna? Yes. So, Gurudev, I believe in the soul and I understand it, but my question is how can I get conscious of it, like being aware, like and knowing that I'm like in soul consciousness, and is it through my practice or like... Right. There you are right. What you are practicing? What you are studying or what you are doing? I'm chanting the holy name and I'm meditating. Who is your guru? Right now, my guru is Osho and I'm watching your lectures and I want to go to Vrindavan. So first you come to Vrindavan, you have to fix to mind one place in a spiritual master or the goal. A spiritual master can say you, this is the goal of your life. And you have to follow. You will got it. Guru is never goal. Guru never goal. If the guru say, I am the goal, I don't think. Guru can show the way to you. Guru cannot be a goal. Are you not translating Italian? Yeah, I don't want to stop you. I'm just waiting that you finish translating. Oh, no, no,
no. You can say. Gurudev gli ha chiesto cosa fai, chi è il tuo guru, e lui gli ha risposto che legge, segue Osho, però ascolta tutte le lezioni di Gurudev. Allora Gurudev gli ha detto di venire a Vrindavana e fissarsi, si deve centrare in un unico obiettivo e deve prendere rifugio in un maestro spirituale, e che comunque sia il maestro spirituale non è l'obiettivo, è soltanto il navigatore, non è l'obiettivo. Okay. Thank you. Thank you. And you are learning harmonium also, right? Yes, yes. Yes. Thank you. Ade. Rida, posso fare una domanda io? Yeah. Sì. Vuoi chiedere a Gurudeva perché alle volte i nostri acharya nei due libri che lui ci consiglia sempre di leggere si riferiscono a Srimati Radharani chiamandola Rai, tipo Virahini Rai, o in qualche altra occasione c'è anche qualche altro nome che non ricordo. Sundaram Prabhu is asking that while he reads the two books that you always recommend Gurudev for us to read, often the Acharya called to Radharani with this name, Rai. So what does it mean, Rai? Rai means sesame seed. Rai significa seme di sesamo. One meaning of rai is sesamo. Un significato di rai è seme di sesamo. And this is a yellow sesame and black sesame. Right. I sesamo possono essere crema, giallognoli oppure neri, giusto? In Italy is also same. Italy is the same. And very small. Sono piccolissimi. So one thing of Mahajan that you have to also try to become like a Rai to understand Rai. E i Mahajans ci dicono, le grandi anime, che per comprendere Rai anche noi dobbiamo diventare come il Rai. And if you see Chaitanya Sikshastakam is also teaching of the how to be humble and to be greedy. E se noi vediamo lo Shikshastakam di Chaitanya Mahaprabhu, anche lì viene menzionato, viene descritto sul come diventare umili e desiderosi, come sviluppare bramosia spirituale. Right. If you want to be close to Mahabhav, you have to come in the bhav. If you want to be the highest feeling,
you have to give some feeling in your day-to-day life. Se tu ti vuoi avvicinare nel Mahabhav, che è il sentimento più grande, allora devi avere del bhav, dei sentimenti. Uno deve praticare dei sentimenti nella vita di ogni giorno. And I am like a this bottle of small thing. He has no feeling. And I want to stop my feelings. And I want to be Mahabhav, Dasi, bogus. We are not honest with myself. This is the problem. We have to be in feeling. We have to be in feeling, and this, that way, we can be Dasi of Mahabhav, highest feeling. Vedete questa bottiglietta di plastica? Non ha sentimenti. Se io quindi non sviluppo dei sentimenti, sono uguale a questa bottiglietta di plastica. Però quello che faccio è che voglio cercare di dirigermi verso il Mahabhav, di servire il Mahabhav, Radharani, senza sviluppare dei sentimenti. Ed è una sciocchezza. In realtà non sono onesto con me stesso se voglio fare ciò. Per poter servire Mahabhav, allora ho bisogno che io abbia del bhav. Right. You see, this is the difference. Krishna bhakti, you don't need to do much. But if you want to be Radha Bhakta, you have to be very conscious, and every time you have to be humble to serve others. This is the difference of Radha Bhakti. And Krishna Bhakti, you use the God as an Amazon, he has to order, your order he has to supply. Questa è la differenza tra Krishna Bhakti e Radha Bhakti. Nella Radha Bhakti devi costantemente essere in una coscienza di umiltà, sempre pronto, amorevolmente, pieno di sentimenti a servire gli altri, mentre nella Krishna Bhakti, nella Bhakti di Dio, diciamo, uno prende Krishna come se fosse Amazon, faccio degli ordini, delle preghiere, e lo ricevo e sto a posto in quel modo. If you not order my order, you supply me, I will change you. I will go to different God. E poi gli diciamo a Krishna, se faccio l'ordine e non me lo dai o non mi arriva in tempo, allora cambio Dio. This is our puja. But Radha Bhakti is not like that. So nobody goes to Radha Bhakti. Because here we have to do it. We have to become like a rai, small, smallest. Start with the love, feeling and service. Questa è la nostra posizione, che è abbastanza facile. Ed ecco perché non vogliamo andare nella Radha Bhakti. Perché per andare nella Radha Bhakti e per praticarla dobbiamo diventare molto molto piccoli, dobbiamo diventare come Rai, come dei piccoli, come dei semi di sesamo, umili, essere sempre in questa coscienza. Yeah. Io ho una domanda, posso? No, ti puoi prenotare per la prossima volta, però vai. Va bene, uguale. Io vorrei chiedere cortesemente il significato e l'importanza della gratitudine.
La Shyamayi Mataji is asking how to the importance to be grateful. What is the importance to be grateful? How important it is that we are grateful? First, we have to be grateful to Krishna. We have to be grateful to God even. Dobbiamo essere grati a Krishna, Dio. We are to grateful that he gave me the soul. Dobbiamo essere grati a lui che ci ha dato, che ci ha creato, che siamo anime, che ci ha dato l'anima. We have to grateful that he gave me water, air, all the circumstances favorable in my life. Dobbiamo essere grati che ci dona l'acqua, l'aria, il vento e qualsiasi tipo di circostanza favorevole nella nostra vita. We have to be grateful favorable or not favorable. As for my karma, I got the mother, father and family. Dobbiamo essere grati che ovviamente a seconda del nostro karma abbiamo ottenuto una famiglia, una madre, un padre. All the circumstances, all is the mercy of the God, yes. Qualsiasi circostanza che abbiamo nella nostra vita è una misericordia di Dio, del Signore. We have to be grateful to our mother and father that give me this body and the life that I can also realize in this body and life something spiritual, not material only. Dobbiamo essere grati ai nostri genitori perché ci hanno donato questo corpo con il quale possiamo realizzare ciò che è spirituale, non soltanto cose materiali. I'm grateful to the God that he gave me the part and parcel of him as a soul, to living thing inside me. Dobbiamo essere grati a Dio che siamo una sua manifestazione, siamo una parte particella. Right? Giusto? Giusto. Everything is a grateful. Per tutto dobbiamo essere grati. I'm grateful to the house where I'm living. Grazie per la casa dove viviamo. What is the circumstances I got? We have to be grateful for that. Dobbiamo essere grati delle circostanze che abbiamo ricevuto. All is a mercy. Tutto quanto è una misericordia. And you don't believe this mercy, what you say? What is the word? Misericordia. Who not feel this gift and he is not thankful for this gift, what is the Dio's giving, then what you say to that? Unful person or what? Ungrateful. Ungrateful. Quindi colui che non è grato di questa misericordia che ha ricevuto sotto forma di qualsiasi circostanza che nella nostra vita, allora è come un irriconoscente. So this way is a positive and negative, right? Two vibes is there. So who is living in the positive, he always see positive. And who live in negative is never thankful, he live in negative vibe. Quindi ci sono due tipi di approcci, due tipi di vibrazioni che possiamo avere.
Una è quello positivo, è colui che nell'attitudine positiva sentirà che qualsiasi circostanza ricevuta nella sua vita è misericordia ed è contento in quella circostanza, mentre coloro che sono negativi sono irriconoscenti, non ringraziano quello che hanno ricevuto. This is the truth, but the blockage is inside me that I see the negative way. That. What is my problem? I see because of my negativeness, I see not positive, not gratefulness. Right? Questa è la verità, ciò che accade è la verità, e se io vedo quello che accade in modo negativo, significa che il problema ce l'ho dentro, ho dei blocchi per cui all'interno di me stesso sono negativo e quindi anche ciò che mi capita da fuori nella vita lo vedo soltanto in modo negativo. How I will grow from this? How I will go to the Supreme Personality of Godhead, the Krishna? How I will go to the Radhika, who wants Krishna want only loving? How I will learn that? Then I block myself on the negative and material. Se sono negativo, come faccio a dirigermi verso Krishna? O addirittura verso di Radhika, la quale lei l'unico interesse che ha è quello di amare Krishna. Se io però sono negativo e mi blocco, come posso dirigermi verso di essa? Right or not? See that? Right or not? Say yes or not? Yes. Yes. No, put any blockage if you want to be spiritual. This is the basic. I'm telling you, it's the basic. Only to believe in God is the basic thing. To believe in the soul is the basic thing. Se volete essere spirituali, allora dovete rimuovere questi blocchi. Non dovete vivere nella negatività. Queste sono le cose basi. Credere in Dio, credere nell'anima, queste basi della spiritualità che avvengono anche grazie al non essere negativo, sono le basi. One is a demonic mind, one is a saintly mind. I have to decide which type of mind I need for myself. Demonic or saintly? Una è la mente demoniaca e un'altra è la mente santa. Siamo noi che dobbiamo decidere dove vogliamo tenere la nostra mente. I have to decide for myself and you have to decide for yourself. Io devo decidere per me stesso e voi dovete decidere per voi. And if you say this will guru will do crazy. Why he will do why? La domanda che volevo fare. This is Amazon. Guru will do, Guru will supply order of me. Are why? How he can do this? I have to practice. I have to change myself. My block. Right or not? It's not Amazon. Se però io penso, oh, tanto sarà il guru che mi aiuterà, sarà il guru che mi rimuoverà i blocchi, che mi rimuoverà la negatività, allora non funziona, sono io che lo devo fare, non devo prendere il guru come se fosse Amazon. Non è che ordino una cosa e ti dico adesso la devi fare tu per me. Siamo noi che dobbiamo farlo. But the company of Guru is taking out us from the blockage, right, Gurudev? Guru is not doing Guru association
when we come, my God brother, my God sister, my vibration of Guru, all brothers, sisters start taking, there is two things. Which way you want to go? We are going with Gurudev this way. You like to live in the blockage? Or you want to come out with us? This is the advice. But decision is mine. What way I want to go? Right? Check. Ho chiesto a Gurudev, però attraverso l'associazione col Guru, perché lui ha detto che non è il Guru che lo fa per noi, però è vero anche che attraverso la sua associazione, comunque sia uno automaticamente, grazie alla sua vibrazione, esce dalla negatività in qualche modo. Gurudev ha detto sì e no, quando uno va dal Guru ci sono anche i discepoli, i confratelli, che magari sono anche più anziani, e ti dicono noi seguiamo Gurudeva. Tu vuoi venire con noi oppure no? Quindi siamo noi in realtà che poi dobbiamo percorrere la via. Anche quando approcciamo il Guru, se rimaniamo lì così fermi non succede niente, siamo noi che poi dobbiamo spingerci. Guru job, Guru seva, major thing he do to me for his Ishtadev, that he connect us to his Ishtadev. That is the main real Guru only do this. That he bring to his slave to us that you connect here and develop relation here, then your spiritual life will grow. Il dovere del Guru è quello di connettere il discepolo con la sua Ishtadeva. Il vero Guru è colui che in realtà esclusivamente. E questo è quello che fa, connette il discepolo con la sua Ishtadeva. Only this he will do. Other thing why he will bother? If you are connect like one iron connect with the magnet, his power changes. Questo è quello che fa il Guru. E se uno si connette con lui è come una calamita che ti attrae, piano piano ti può cambiare se uno decide di connettersi. Like we don't believe the soul, we don't want to believe in it. We don't believe in the soul. We don't want to believe in soul, so we don't want to believe in the Ishtadev, in the my Ishtadev, Gurudev Ishtadev. Don't want to believe. Why? Because I will not get anything, I will not receive anything. Maybe many things I don't know. I have no idea, but I believe. I don't know. Others, what is the problem? But it takes time to believe. Like it, not to believe in soul and not believe in Ishtadev. How long time you take? This consume your time. Quindi se io non credo nell'anima, automaticamente non credo neanche nell'Ishtadeva. Perché non ci credo? Per questi blocchi e ci può volere molto tempo. That day your connection become relation become with the Ishtadev without knowing any scripture or Gita book, you will know everything. Il giorno in cui uno si connette, si relaziona con la Ishtadeva, anche se non è a conoscenza di chissà quante filosofie, versi, scritture, lui in realtà comincia a conoscere ogni cosa. How much deep you will relate, you will grow your spiritual. E più uno si connette, si relaziona in profondità, e più uno cresce spiritualmente. How much deep relation,
how much deep connection. Più è la relazione profonda e più è una connessione profonda. Knowledge perfection. Knowledge will be perfect. Only by your e in quello stadio avrai anche tutta la conoscenza, avrai una conoscenza perfetta soltanto grazie alla relazione, all'intensità della relazione con l'Istadeva. Posso dire una cosa a Sridhar? Certo. Dandavat, Gurudev, Dandavat a tutti da voi. My friend, my amigo, after a long time you are giving darshan. I'm missing you so much. Dopo tanto tempo mi concedi il tuo darshan e mi manchi molto. Anche a me mi manca molto. Mi manca. È una gloria del guru, volevo dire, che ho sperimentato, esperimento, che il guru soddisfa i desideri di perfezione spirituale. E io sto molto attento a curare bene questi desideri spirituali e a rivelarli quando posso, le rivelo al guru e si realizzano. Niente, volevo dire questo, solo questo. Wants to share his own experience. He says that the guru is very expert in satisfying, fulfilling the spiritual desires, and Satyavrata, he takes care very much about his own spiritual desires, and when he has some real desire spiritually, he confessed that to Gurudev, and Gurudev always fulfilled that. È una cosa molto speciale, mi dà grande forza. And this is a very special thing that gives me a lot of strength, a lot of power. Pinch of the pants. Yeah. My friend, my amigo. I miss you, but too hard time. Not come now. Mi manchi molto, però adesso fa caldissimo, non venire. No, no, ora mi devo riprendere. I feel better. Now I'm a little healing. Yeah. Madan Gopal. Hare Hare Gurudev. Yes, Mama and Papa here. Hare Hare Gurudev. Oh, how is Krishna Chandra? He gone? Yes. Morning. My God. We feel separation. Only you can help now, Gurudev. My God. Where he gone? Switzerland? Yes. With Kundalata's best, they go back now. My God. But everybody very happy. Yeah. So fine. So nice. Two days we stay only in Assisi. My God. We don't catch every monk and say, what is the topic? What is the goal? Wow. But also in another very nice place we stay in Laverna with Satyavrata and Madhurya Rasa. They showed us very nice. And how my turning? What? How he feel in turning? I think he said this will be future, living together like this,
like the devotees are doing here in Bhakti Village. Wow. And he's interested to buy maybe also something for devotees that they can come here sometime. Yeah. This is the place natural for devotion. Natural living and natural devotion. This is Terni. Gurudev dice che a Terni c'è la devozione spontanea naturale, è il luogo dove si vive in modo naturale la vita devozionale. Many don't believe in Radha, but Bhagavad Gita Prabhupada say last line, normal and natural. We cannot be a normal, we cannot be a natural, read this last Bhagavad Gita line, without taking shelter of pleasure giving potency. Why they are doing? Because of that. But they don't know they are Radha devotees. But they are doing this. Di molti devoti a Bhakti Village non sono a conoscenza di essere dei Radha Bhakta, però in realtà lo sono perché sono normali. E Prabhupada spiega che fino a quando uno non prende rifugio nella potenza del piacere, non può essere un cristiano normale. I don't say Prabhupada, what say? Non sono le mie parole, sono quelle di Prabhupada. One person asked from Prabhupada, how you will see the devotee? How I will understand devotee? He said, if somebody is gentleman, he is a devotee. Una volta un devoto ha chiesto a Prabhupada, come posso riconoscere un devoto? E Prabhupada gli ha detto, se quello è un gentiluomo o una gentildonna, allora puoi capire che è un devoto. Sì, read Prabhupada line. No believing, like without. So, nella sua posizione originale, l'essere vivente è completamente spirituale, frammento infinitesimale dell'essere spirituale supremo. In his original position, the living being is completely spiritual, is a part, infinite part of the supreme spiritual being, soul. Lo si considera tuttavia come energia marginale perché può restare legato all'energia spirituale o entrare in contatto con l'energia materiale. Still, it can be considered as marginal energy because it can be bound by the spiritual energy or also it can come in contact with the material energy. Sensory mind and demonic mind. Questa la mente santa o la mente demoniaca viene spiegato anche qua. I am not demoniac, but I can behave like a demoniac. Io non sono un demone, sono un'anima, però a contatto con l'energia materiale posso comportarmi da demone. That if we have to check that we want to be saintly or demoniac. And in many circumstances will come in gunas, in the material energy. How to take the decision in a demoniac way or saintly way? You do? You see that? Siamo noi che ci dobbiamo controllare, dobbiamo decidere come comportarci. Sotto l'effetto dei guna, delle tre influenze della natura materiale, ci sono molte cose che accadono. Veniamo posti in delle situazioni che dobbiamo reagire, prendere delle decisioni e dobbiamo vedere lì se quelle decisioni, quei comportamenti, quelle attitudini
sono in una mente demoniaca o santa. In altre parole, l'essere individuale si situa tra l'energia spirituale e quella materiale, ma poiché appartiene all'energia superiore, è dotato di un frammento di indipendenza. In other words, the soul, the living being, is situated between the spiritual energy and the material energy. But as it belongs to the superior energy, he has also a fragment of independence. So faith is not coming. Why not faith coming? Why not we take shelter of our teacher, because of our independent nature. I don't want to surrender or follow the instructions. I'm independent. Right? I will take my decision. Why I will follow animal? Are bhaiya. He is seeking for his spiritual thing to us. He is teaching us how to faster to be spiritual. Perché non abbiamo fede? Perché abbiamo questa indipendenza. Vogliamo essere indipendenti. E per questa ragione non vogliamo prendere rifugio nel maestro spirituale. Il maestro spirituale in realtà l'unico compito che ha, l'unico interesse che ha è quello di darci insegnamenti spirituali, di farci fare avanzamento nella vita spirituale. Anche la sua rigidità è lì per poter fare un progresso più veloce. What is this? One is a ping pong marginal, one is a condition. And third is independency. Three powerful energies are blocking us to be balanced. Why not we are balanced? Because of these energies. Ci sono tre potenze, tre energie che ci bloccano nel prendere rifugio, che sono quelle di essere come una pallina da ping pong, di cambiare costantemente di qua e di là. Cipria, per favore, non sta parlando, che mi sconcentri. Un'altra è quella di essere condizionati e un'altra è quella di essere indipendenti. No, Prabhupada writing. Fare buon uso di questa indipendenza significa per lui porsi sotto la direzione di Krishna e raggiungere così la sua posizione naturale nell'energia di felicità del Signore. Making a good use of this independence, it means to come under the direction of Krishna, and in this way reaching a natural position in the pleasure-giving potency of the Lord. What it means? If you are independent, bring you to really to Krishna, not a crazy thing, demonic thing, then Krishna give mercy to make you normal, Radha Das. Normal, you cannot become without taking shelter of pleasure-giving potency. Pleasure-giving potency of the Lord is Radhika.
Cosa significa questo? Che quando uno si trova in uno stadio di pazzia, di una mente demoniaca, di sola indipendenza, allora arriva sotto la direzione di Krishna, prende della misericordia da Krishna per diventare normale, e automaticamente uno prende poi rifugio nella potenza del piacere di Krishna, che è Radharani. Uno in realtà non può diventare normale senza essere sotto la misericordia, il rifugio della potenza del piacere di Krishna, senza Radharani. So Prabhupada is showing to Ishtadev, not to himself. Radha and Lord energy means if you want Lord also keep, but energy not forget. If not, then you will be not normal. Quindi qui Prabhupada ci mostra qual è l'Ishtadeva, non ci mostra se stesso, che lui è il fine. E lui ci dice che se vuoi essere sotto la direzione di Krishna va bene, ok, del Signore, ma per essere normali devi prendere in considerazione la potenza del piacere del Signore, che è radica. Sorry, I always repeat this. Repeating is not good. But why? Because we forget that we are souls and we forget our relation there. So that way we have to understand when we will become normal, more clear, crystal clear, we can see. Abnormal person takes time, but normal can see more nicely. Right. Scusate che ripeto sempre questo punto in continuazione, ma ci dimentichiamo di questo punto, ci dimentichiamo di essere anime, di qual è la nostra relazione, e quindi siamo in uno stato di non normalità. Siamo normali soltanto quando siamo sotto la potenza del piacere del Signore. E senza essere normali non possiamo vedere in modo chiaro. Sì, là. Clear? Sorry, I'm explaining you a little long way. But why? Because I want to love. I love Italians, na? And all. My family is like my home. So I also want to share my feelings. Yeah. Scusate che ci ho messo tanto per spiegare tutto questo e che la prendo alla larga, però amo molto i devoti di Terni e quindi gli voglio spiegare le cose bene, perché Terni è come casa mia. Up to 2 a.m. morning to sit and share with them. 2 a.m., 12 a.m., 12 p.m., 1 is a normal for me to sitting and sharing. And again from morning. Mi viene naturale di condividere i miei sentimenti. Quando andavo a Terni era normale che fino alle 1, alle 2 di notte eravamo lì che parlavamo per condividere. Bello. E la mattina ancora. Yeah. Any more questions? Ci sono altre domande? Up to when? Up to 6 or what? 6:30? Yes. 6 minutes more, maybe one. Ramananda, vai. Yeah. Oggi non hai chiesto niente. Ma la domanda? No, voglio fare. Ma perché preferisco ascoltare, se no sempre io faccio le domande. Se la fai, lui risponde, ascoltiamo. No, io più che altro
volevo ringraziare Gurudeva per questa sua instancabile voglia di ripeterci i concetti di base, no? Perché effettivamente è solo chi ama che può fare una cosa del genere. Se no uno si stanca. Wants to say thank you, Gurudev, for your endless will and effort to explain to us the basic concepts, because this can only happen when one loves that person to whom is explaining all the time. Otherwise, if one there is no love, then one would become tired. Noi vediamo che la mamma tutti i giorni ai bambini gli pulisce il sedere, li imbocca, non si stanca perché gli vuole bene. E io penso che every day to the baby is changing diapers, dressing, washing, doing all the same thing, never becoming tired. Every day is like new because she loves to the baby. Io vedo in questo suo continuo ripeterci le cose proprio la prova del grande sentimento che lui ha nei nostri confronti, che non si stanca. So in this effort that you do to explain to us all the time all the same basic concepts, I see your great love for us, because you never become tired and you always will to help us explaining these concepts. You don't know, I become baby. Because just now I say to Rasa, it's very little gold, I do this way, and I said, do it. She said, no, who is baby? I have to do myself. Why I ask to her? She became angry too. Why? Because I'm foolish, baby. So I am baby for myself. I am repeating to learn and not forget that. Not for you, my dear. I receive this. One day, I say you, Braj Madhuri is sitting. She has to go back. She come. She say, I want to fight with you. I see. I said, what is the issue of fighting? He say, you are Radha Bhakta. And I am not Radha Bhakta. I say, you are right. You are not Radha Bhakta. Oh, sorry, translate. Gurudev ha detto che anche io sono un bambino in realtà, e le cose che vi dico in realtà me le ripeto per me stesso, perché sono un bambino che voglio imparare. Adesso ad esempio io sarò a salire di spruzzare un po' il profumo e ha detto no, si è arrabbiato, quindi so io che l'ho preso, ho dovuto insomma spruzzare un po' di profumo qua e là, sono come un bambino sciocco, quindi le cose che vi dico in realtà me le ripeto anche a me stesso per impararle. Adesso vi dico anche un'altra storia, che c'è qui Braj Madhuri che è seduta, sta ascoltando, presente. Una volta lei è venuta, mi ha approcciato e mi ha detto, voglio litigare con te. E io ho detto, va bene, perché? E lei mi ha detto, perché tu sei un Radha Bhakta, e io no. Dice, your association is not good. I have to find other association, because you are teaching Radha Bhakti. And my goal is Gopali. My goal is Gopal. Quindi io devo cercare un'altra associazione, perché tu insegni soltanto la Radha Bhakti, mentre il mio obiettivo è Gopali, Gopal. I think you're right. I'm not the right association for you. Lei ti ha detto c'era ragione. Io non sono una buona associazione per te. You are the you, Gopali is your baby. You are the mama of Gopali and Gopal. Right? E io ho detto, she's the mama of
Gopal. Gopal. Madre Gopal. Radhika is the baby there, right? Di Radhika è nella sua forma da bimba, nella tua adorazione. And for who love Gopal, for them, their mama, they care like a baby, right? E coloro che amano Gopal sono delle mamme, si prendono cura di lui come un bambino. We talk about Krishna from outside, they talk from the heart and feeling, right? They are taking napkin than me. They are taking care of more food than us, right? Parliamo di Krishna noi da fuori, mentre loro lo fanno da dentro, dal cuore. Si prendono cura più di noi di lui. I said, really, you are not good association because we are practicing to be a manjari of Radhika, dasi of Radhika. Quindi gli ho detto, veramente noi non siamo una buona associazione perché noi stiamo cercando di praticare per diventare delle dasi di Radhika, delle servitrici. And you are the mother of Radhika. You are father of Gopal. You are mother of Gopal. You are more senior. You are more bhakti. We are the dasi. We try to be a maid servant. We not become maid servant. Quindi tu, avendo il sentimento materno, paterno verso Gopal e Gopali, sei più anziana, hai più bhakti. Noi cerchiamo soltanto di diventare delle piccole servitrici. But you remember who is the mother of Gopali? Ma Kirtida. Right? Se però chi è la madre di Gopali? Madre Kirtida. Right? And for me, how much senior she is, because she is taking like a mother. So we are so low. We are Kingiri, King Radhika Dasi. We have to respect mother. Mother Jasoda, we go every place we see. We take care of the Gopal, we take care of the Gopali. Gopali says, then we go to Gopal. But Jasoda Maya's. And we have to respect to Mukhara also. All we have to do is like a maid servant, right? Yes. Quindi per noi lei è un'anziana, perché è la madre di Radharani. Noi come piccole servitrici siamo molto piccole e quindi lei viene vista sempre come un'anziana. Noi ci prendiamo cura, essendo piccole servitrici, di Gopali, di Gopal. Andiamo da Gopal per prenderci cura quando Gopali ce lo richiede, ci prendiamo quindi cura anche di Madre Yashoda, degli anziani, di Mukhara. But when we go to with the order of Gopali to bring in prasad from Mother Yashoda, then Mother Yashoda gives so much love to the Manjir Dasi of Radhika. So he thinks that this Radhika comes to see Krishna. Dasi also cares. Like if you have a capital, 10,000 euro, and you give to someone, and he gives you every month interest of that, good money, interest. Then you will never say that, give back my money. Right? You will say, okay, I'm happy by interest. Keep money,
and when I will need, I will take back. Translate. Quando sotto ordine di Gopali le Kinkari vanno da madre Yashoda per prendere il prasciada, allora Yashoda gli dà tantissimo amore, perché lei sente che Radhika stessa è venuta da lei per prendere prasciada, perché le Kinkari svolgono lo stesso tipo di servizio, hanno quello stesso tipo di sentimento. Se ad esempio tu dai a qualcuno un tuo capitale di 10.000 euro e quella persona è una persona che sviluppa interessi e quindi ogni mese ti dà un interesse, parecchi soldi, tu non è che vuoi quei soldi indietro, quei 10.000 euro, ma glieli lasci così che poi ogni mese prendi il tuo profitto. So, for mother is the principal is Gopali. Quindi per la madre principale è Gopali. And the interest? Interest is? Kinkari. Kinkari are the interest. Quindi per la madre il capitale è Radharani e gli interessi sono le Kinkari. And the mother Yashoda? Radha and Krishna is the main for Mother Yashoda. But why she cares Radhika? Because she knows that my Gopal likes Radhika. Right? She loves her. She cares like him. Her daughter. See that past. Per Madre Yashoda, Krishna è tutto. Però perché si prende anche cura di Gopali? Perché sa che Krishna ama troppo Gopali, che Gopal ama troppo Gopali e quindi Madre Yashoda sente che Radhika è come se fosse sua figlia. She knows that she will cook when she gives the blessing in his hand that who will eat that all they will be very, very always, never sick. So always request Mother Yashoda to Radhika to come and cook for Krishna, Gopal. Yashoda Maya sa che Radhika ha questa dote, che qualsiasi cosa cucina, chiunque mangi quel prasciada, quelle pietanze cucinate da Radharani, staranno sempre bene e non si ammalano mai. Ed ecco perché Yashoda chiede sempre a Radhika di andare a casa sua Ananda Gao per cucinare per Krishna. So for Mother Yashoda, what is the principle? Krishna, right? Quindi per Madre Yashoda il capitale è Krishna, giusto? And Radhika is the best daughter. She do like this, hugging, kissing. She don't want to leave Radhika. E per Radharani, per Madre Yashoda, è la figlia più brava, la figlia perfetta, la strapazza, gli dà bacetti, non la vuole lasciare mai. And what about the Manjari? The whose babies of Radhika, they are the interest. She give love similar like Radhika too. E quindi le Manjari, che sono gli interessi del capitale, anche loro ricevono da Madre Yashoda lo stesso tipo di amore che mamma Yashoda dà a Radharani. Lei le ama così come ama Radhika. This is the beauty of Anandas Babaji, Bilapko, Sumanjari, Radha Rasuda. To feeling, to develop these feelings. Questa è la bellezza dei commenti di Anandadas Babaji su Vilapku Sumanjali, Radharasa Sudanidhi, su come sviluppare questi sentimenti nei lila. I take 5 minutes extra, 10 minutes. Yeah. Thank you. Thank you.
Thank you, Sridhar. Thank you. Grazie, Sridhar. Bravi tutti i devoti. Grazie. Deho, deho. Jai Gurudev. Radhe. So this verse, Gurudev, actually, I'm reading a few days back of this pastime. Maybe for next time we can continue from this. Very beautiful. Yes. Huh? So much love, so many, so much. This is the so Rasa. One is that Sabrita is taking on that one. And one is the Rasa Vijaya. One is thinking into how to be confused. That person to person, how much you want to go in that one, how much you want to go in that one. Because I feel old now, I cannot do other many things, so I decide to go in that one. Ho detto questa è Rasa Vichara, come parlare, come prendere il succo. Poi dipende da persona a persona. C'è chi si vuole dirigere verso più la filosofia, il tattva, e c'è chi invece si vuole dirigere verso il raso.